Andiamo avanti sullo sfondo l'amore dei tedeschi per Napoli al Consolato di Germania. Stasera la presentazione della pellicola Incanto Napoletano con le bellezze da riscoprire e gli angoli dimenticati. Il servizio di Adriano Albano. Il luogo di presentazione non è casuale, perché a volte i tedeschi sembrano amare Napoli più dei partenopei stessi. Stasera appuntamento alle ore 18 al Consolato della Germania a Napoli per la proiezione di Incanto Napoletano, mediometraggio firmato da Pasquale Della Monaco, vulcanico regista ed interprete, che della tutela della città e del recupero degli angoli più suggestivi e spesso dimenticati ha fatto una battaglia civile. Il video rappresenta un atto di amore per la città e di fede per i suoi abitanti, amore per le bellezze da riscoprire e da troppo tempo offuscate dalle emergenze e di fede nei confronti dell'uomo che deve superare le miserie quotidiane per rilanciare e rilanciarsi, con un finale particolare dedicato al calcio, alla città che si specchia e si ama in una squadra come negli antichi giochi circensi. Noi finiamo con la Napoli greca, quella dello stadio, e che praticamente il trionfo della collettività, il napoletano scevro da ogni condizionamento è se stesso, uno ama l'altro, uno tifa per l'altro, vuole la vittoria e condividerla. Tra i tanti passaggi, quello che rimane è quello delle maschere, la maschera che Scarpetta per primo tolse a Pulcinella. Iniziamo il filmato parlando di Nevone al teatro greco-romano dell'Anticaia, quindi questo è proprio un punto da cui partire per far comprendere in quanto la città, proprio nelle sue radici ancora antiche, antichissime, racchiuda questa formula di vita e di teatro.